bellissimo sabato, un sabato all'insegna dello spettacolo di cena. Questa sera live music con Matteo Borghi, e vediamo alle spalle davvero Nuova Vita Beggio Scalmanato, una grande collaborazione tra staff che vede il Caffè Florence nella Nuova Vita partecipi di una serata in cui la cena e lo spettacolo si fondono, perché questo è il nuovo modo di vivere la notte e questo è quello che noi di Weekend Dintorni vi svegliamo cominciando a girare per voi. Parte un nuovissimo sabato, oggi è il sabato uno spettacolo di cena. È nata una bella realtà, tra virgolette, perché la realtà Nuova Vita non c'è bisogno di presentazione, però c'è stata questa fusione, fusione Caffè Florence, fusione Nuova Vita Beach, fusione sabato, che noi facciamo il venerdì Florence, la domenica Nuova Vita, abbiamo detto perché no non fare un sabato diverso, un sabato alternativo, spero bello ed elegante. Stasera ci siamo riusciti, speriamo in un grande successo del sabato Tintarella di Luna. E cosa fa Weekend Dintorni per una buona Tintarella di Luna? Gira! Giorgini, questo è il nuovissimo sabato di Giulia Nova, è il nuovissimo sabato del Nuova Vita Beach. Iniziamo stasera con il nostro sabato d'inverno e ogni sabato avremo cena spettacolo, quindi cena dopo cena. Continueremo la domenica con l'aperitivo cenato itinerante, ogni domenica in un posto diverso del mondo con musica e cibo a tema. Naturalmente faremo la nostra sera di Natale come la classica notte di Natale del Nuova Vita a Nuova Vita Beach in riva al mare, aperitivo cenato e dopo cena, naturalmente aspettando il cenone di Capodanno, e ti aspettiamo perché ci hai portato fortuna. Di Capodanno si prevede al Nuova Vita? Naturalmente un Capodanno scoppiettante, abbiamo iniziato stasera con Matteo Borghi per dare un assaggio del nostro 31 dicembre, speriamo con tutto l'auspicio di regalare delle grandi emozioni anche quest'anno come l'anno precedente. Paolo Giorgini, non bastava la domenica Nuova Vita Beach, è per questo arriva il sabato, ma che spettacolo di cena! Noi ci siamo concentrati sulla ristorazione e ci siamo lasciati questa parentesi di divertimento che coltiviamo tutte le domeniche, come sai, e da questa sera parte l'appuntamento della cena spettacolo del sabato sera. Gli appuntamenti importanti dell'aperitivo del Natale e del Capodanno, che è un must di Nuova Vita, sono sicuramente gli appuntamenti più importanti. Può mancare un'apertura con Matteo Borghi, live show che devo dire ha dimostrato una grandissima energia. Ragazzi, stasera è stata una serata incredibile, veramente. Cioè, la gente è bella ed è semplice, che è un link, è un binomio fatale per me. Nicolò, che cosa suggeriamo e quale potrebbe essere il cocktail eletto per tutti coloro che vengono qui? Super Campari Orange. Ovvero sia? Campari e succo d'arancia. No! Scegliere Nuova Vita Beach? Vabbè, prima di tutto comunque l'ambiente, sempre molto familiare, sempre molto gentile. Poi stasera è una serata particolare, quindi con la musica dal vivo è bello, divertente, tranquillo. Questa splendida location, che praticamente è frequentata sia dall'inverno che l'estate, è un buon motivo, perché a parte che la cena è ottima e poi la clientela è eccezionale. Dove
speech. Vi aspettiamo tutti numerosi, ricordiamo il sabato con la cena spettacolo e la domenica con l'aperitivo cenato. Tutti al Nova Vita Beach e Caffè Florence il sabato notte, tintarella di luna, ti aspettiamo qui. Devo fare il cumenda, uè testina, se non vieni ti perdi una serata pazzesca, uè. Catturata l'immagine di una Nova Vita Beach in una serata di sabato, questa è uno spettacolo di cena che apre i battenti. L'abbiamo visto di domenica, ma ora svela i suoi segreti anche nella giornata di sabato, la più ambita per tutti coloro che vogliono vivere una serata di intrattenimento. Nuova Vita cambia con la notte, cambia per voi, per offrirvi una cena, uno spettacolo e tanto altro ancora per vivere una notte all'insegna del divertimento con noi di Weekend Dintorni, che da qui per il sabato della Riviera Adriatica cominciamo nell'inverno a girare.